Martedì 8 settembre 2015, buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. I temi dell'immigrazione continuano a campeggiare sulle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, mentre per quanto riguarda la stampa calabrese, campeggia in primissimo piano, la vicenda che ha visto protagonista ieri sera, a Trebisacce, nell'Alto Ionio Cosentino, il commissario al piano di rientro Massimo Scura, che, recatosi al Consiglio Comunale Aperto, convocato per ragguagliare i cittadini riguardo le sorti dell'ospedale, è stato costretto a darsela a gambe scortato dalle forze dell'ordine in seguito appunto alla contestazione degli stessi cittadini. Ma andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, partendo come di consueto da Repubblica. I profughi in 40.000 lasceranno l'Italia, Renzi dice no raid in Siria. A Germania, Francia e Spagna la metà dei rifugiati. Il premier inglese Cameron dice 20.000 da noi, Hollande attaccare l'ISIS. La politica pronto all'intesa sulle riforme, ma io vado avanti. Questo quanto dice Matteo Renzi e poi il punto dell'editorialista Stefano Folli, la mediazione scritta sulla sabbia. Per quanto riguarda invece la fotocopertina di Repubblica, è dedicata al papà di Aylan, il bimbo, il cui corpicino steso sulla battigia di una spiaggia ha fatto il giro del mondo, la cui immagine ha sconvolto il mondo e ha indotto il mondo a interrogarsi sul problema dell'immigrazione. La preghiera del papà di Aylan: mio figlio, simbolo di pace. E poi il racconto che viene da Napoli, a firma di Roberto Saviano, sulla guerra di mafia che sta seminando morte tra i giovani, la paranza dei bambini nella guerra di Napoli, una faida generazionale dietro l'uccisione del ragazzo di 17 anni. Di Piede, invece, il caso nozze più facili da cancellare, il Papa cambia la sacra rota. Per quanto riguarda invece Repubblica 2, sezione cultura, i 90 anni del maestro Camilleri, 90 anni di allegria, non sarò mai vecchio e saggio, dice il grandissimo scrittore. Ancora in copertina di Repubblica 2, caccia l'oro blu perché l'acqua è più preziosa del petrolio. Passiamo invece al Fatto Quotidiano. Non umiliate il Parlamento. È l'intervento di Gustavo Zagrebelsky: una sola persona non può imporsi come un vincitore. Il presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente onorario di Libertà e Giustizia, Gustavo Zagrebelsky, rivolge un appello ai legislatori alla vigilia dell'ultima lettura della riforma costituzionale promossa dal governo. Sostengono l'appello Alberto Vannucci, l'ex presidente Sandra Banzanti e tutto il Consiglio di Presidenza di Libertà e Giustizia. Ricordiamo Zagrebelsky già in corsa per la presidenza della Repubblica. Poi Angela Merkel stanzia 6 miliardi. Renzi e Salvini invece si insultano. Ancora in questo in primo piano sul Fatto Quotidiano i temi dell'immigrazione. La Germania fa sul serio, i leader italiani si danno della bestia e del verme. Sala verso Palazzo Marino, il travè dell'Expo che Matteo vorrebbe al posto di Pisapia. E poi una cancelliera per i leghisti e il commento dell'ex direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, legato appunto ai temi di politica internazionale e quindi Venezia, nazionale e internazionale. Poi Venezia, l'ultima fatica di Caligari, fuori concorso il suo film, terminato poco prima di morire. Anche sul Fatto Quotidiano uno zoom su quanto sta avvenendo a Napoli. Napoli Far West, Alfano se la cava con 50 agenti. E prima di passare adesso alla stampa regionale, andiamo a vedere la nostra rubrica Accadde Oggi. Settembre 1919 nasce a San Zenone al Po, vicino a Pavia, il giornalista e scrittore Gianni Brera, figura centrale del giornalismo sportivo italiano del XX secolo. Brera inventa uno stile inedito dove il linguaggio tecnico si coniuga armoniosamente con una prosa narrativa di alto profilo, con risultati talvolta assai prossimi al prodotto letterario. Numerose le testate per cui scrive: La Gazzetta, Il Giorno, Il Giornale, Il Guerin Sportivo e La Repubblica. Il suo romanzo più celebre è Il corpo della ragazza, che nel 1978 viene adattato per il cinema da Alberto Lattuada e diretto da Pasquale Festa Campanile. Muore il 19 dicembre 1992 in un incidente automobilistico. Dal 2003 l'Arena Civica di Milano porta il suo nome.
E andiamo subito alla stampa regionale, il Quotidiano del Sud, titolo dedicato, titolo d'apertura, alle vicende del commissario al piano di rientro dal deficit sanitario. Scura contestato, costretto alla fuga, tre bisacce, le sue parole sull'ospedale da riaprire scatenano violente proteste. Abbandona sotto scorta l'incontro in piazza con sindaci, consiglieri e cittadini. A margine il commento di Filippo Veltri, ex numero uno dell'ANSA calabrese, oggi editorialista del Quotidiano del Sud, che dedica il suo intervento all'incontro che ha visto protagonisti i governatori del Sud a Potenza nella giornata dell'altro ieri. La fotocopertina invece è dedicata al ritrovamento della Madonna dello Scoglio, la statuetta scomparsa 13 anni fa. Ha resistito alle fiamme, sottolinea il servizio del Quotidiano, recuperata dalla polizia, il vescovo invece commosso. E poi si torna a parlare, anche sulla prima del Quotidiano del Sud, dell'inibizione combinata dal commissario anticorruzione al governatore Mario Oliverio per la nomina di Santo Gioffrè al vertice dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in veste di commissario. Come ricorderemo, l'autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone ha ritenuto che l'investitura a commissario sia equivalente a quella di direttore generale, e per nominare i direttori generali non si può ricorrere a persone che abbiano avuto ruoli di primo piano nelle amministrazioni locali all'interno del territorio di competenza della stessa azienda sanitaria. Da qui la pesante inibizione nei confronti del governatore e ieri l'incontro del Partito Democratico per fare il punto su questa e su altre situazioni. Il PD solidale con Oliverio, il titolo che dedica a questo servizio di Bruno Gemelli il Quotidiano. Maguccione salta alla riunione, mentre il Premier Renzi va in TV e annuncia sarò a Cosenza nei prossimi giorni. E proprio la riunione del Partito Democratico noi vi abbiamo documentato nella giornata di ieri nel nostro TG serale con un servizio a cura di Tiziana Bagnato. Un incontro atteso da tempo, rimandato a più riprese, ma assolutamente necessario, ancora di più dopo l'esplosione dell'ennesima grana, quella della nomina di Gioffrè, che ha segnato un nuovo stop per il lavoro di Oliverio. E così si sono riuniti questa mattina alla Mezze Terme i parlamentari del PD, i vertici del partito e i membri della giunta, oltre i sindaci Democrat. Una riunione a porte chiuse, quella del Partito Democratico, e non poteva essere diversamente, visto che di nodi da sciogliere sembra ce ne siano parecchi. Anche se a sedere gli animi ha giocato d'anticipo il segretario regionale Ernesto Magorno, che già da ieri ha diramato una nota in cui ha spiegato che lo scopo è quello di tracciare una rotta unitaria da seguire per continuare nell'impegno a favore del governo regionale guidato da Mario Oliverio. Ma c'è da credere che gli screzi non siano mancati, che più di qualcuno abbia alzato la voce. Di tempeste in questi mesi il partito ne ha affrontate tante, qualcuna in corso e va sventata, e dall'opposizione in tanti non fanno altro che aspettare le dimissioni del governatore, che a quanto pare non ha nessuna intenzione di cedere. E durante questo incontro hanno pesato le assenze, non solo quella di Carlo Guccione, ma anche quella di Stefania Covello e dei cosiddetti franceschiniani. Un incontro comunque sia ritenuto importante, malgrado il governatore si sia presentato con un po' di ritardo e abbia ridotto il margine di tempo da dedicare al confronto atteso con il suo probabilmente più importante interlocutore quanto a peso politico. Si tratta ovviamente del sottosegretario Marco Minniti. A margine comunque dell'incontro noi abbiamo intervistato il segretario regionale DEM Ernesto Magorno, che ha fatto il punto della situazione con queste parole. Il Partito Democratico che è pronto a governare questa regione insieme al Presidente Oliverio. Le difficoltà sono innanzitutto difficoltà che riguardano la debolezza di questa regione. Abbiamo ereditato una regione che è l'ultima regione del Paese. Ogni segmento della pubblica amministrazione è un'emergenza ed è evidente che le emergenze vanno affrontate con emergenze. Sulle ultime questioni, nello specifico la questione del provvedimento amministrativo, e lo sottolineo, emesso dall'autorità anticorruzione sulla questione Gioffrè, si tratta di un provvedimento amministrativo, non di una sentenza. So che il Presidente della Giunta regionale sta valutando insieme ai tecnici della Regione, all'ufficio legale, se è il caso di ricorrere al Tribunale amministrativo. Non è un atto di corruzione, non si contesta un atto di corruzione, ma si contesta l'illegittimità di una nomina. Quindi credo che va trattata in questa maniera.
La riunione di oggi vuole rilanciare l'azione di governo della Giunta Oliverio, conosceremo la Giunta, la conoscerà la deputazione, ridaremo tutta la nostra disponibilità al governo regionale che è pronto a stare accanto e a fianco ad Oliverio. Altre notizie molto importanti sulla prima del Quotidiano del Sud. Si parla intanto dell'omicidio La Rosa, nessun colpevole 10 anni dopo, il delitto dimenticato. Un uomo per bene, un ex medico chirurgo ortopedico che 10 anni fa fu ucciso, probabilmente dopo per aver denunciato il pascolo delle vacche sacre sul proprio terreno. A distanza di 10 anni erano stati arrestati 2 presunti assassini che poi sono stati subito scarcerati dalla Tribunale della libertà per mancanza di gravità indiziaria nel provvedimento che li aveva portati appunto in cella. A distanza di 10 anni però da quel delitto, oggi ricorre l'anniversario, nessuna iniziativa per ricordare quest'uomo, un uomo, lo ribadiamo, per bene, intransigente di fronte ad ogni forma di illegalità e di sopruso che per questo ci ha rimesso la vita. Continuiamo dalla lettura del Quotidiano del Sud. Col Diretti Calabrese al Brennero, basta prodotti italiani, e la manifestazione a cui ha preso parte tra gli altri anche il presidente Pietro Molinaro, e poi risarciti i feriti dello scontro tra i 2 treni. L'incidente nel 2014 sulla linea Catanzaro su Veria Mannelli, l'80% dei passeggeri coinvolti ha ottenuto indennizzi fino a 30.000 euro. Poi Vibo, troppi cinghiali, chiesto l'intervento dell'esercito, una emergenza su cui sta cercando di ovviare la prefettura. Zoom invece su Albidona, nel Cosentino, attorno al bosco un cerchio di roghi disegnato dai piromani. Ma a centropagina c'è un'altra notizia molto importante, riguarda i veleni ex Monte Edison di Crotone, per i quali il PM chiede 5 condanne. Critiche alle indagini lacunose, 2 soli casi di omicidio colposo e il servizio a firma di Antonio Anastasi. E i veleni di Crotone campeggiano anche sulla prima pagina del plurisettimanale Il Crotonese, oggi in edicola. Eccolo il titolo d'apertura: amianto, indagine lacunosa, il PM censura la procura, vertici societari mai coinvolti, 5 le richieste di condanne per 2 soli omicidi colposi. Poi sui fondi europei, l'Espresso dedicato a Vallone e l'editoriale di Francesco Pedace. Si va anche a Ciro Marina, Nodi Chiarelli, siciliani, nominerò un UDC. Poi suicidio di un anziano, indagate madre e figlia. Poi raid al chiosco del parco, operativo dopo soltanto un'ora. Questa era la prima pagina del Crotonese. Adesso, prima di andare avanti con la rassegna, ecco la nostra rubrica La ci viaggiare. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori dalla Polizia Stradale di Catanzaro, dalla sala operativa regionale, per comunicarvi che attualmente la circolazione veicolare per l'intera regione Calabria, sia autostradale che sulla viabilità ordinaria, è assolutamente regolare. Segnaliamo ovviamente, come tutti si saranno già avveduti, questo particolare continuazione del clima molto caldo, e quindi invitiamo tutti gli utenti a trovare frequenti soste nel corso dei viaggi, appunto per rinfrancarsi nel fisico e e per assicurare una circolazione più regolare. Vi invitiamo a comporre il numero gratuito 113 di emergenza per qualunque segnalazione o anomalia o necessità di cui abbiate bisogno. Siamo partiti. Alla guida della nostra macchina manteniamo una velocità moderata, e questo al di là dei vari limiti che incontreremo lungo la strada. Dobbiamo essere, infatti, sempre in grado di fermare il nostro veicolo in qualsiasi situazione. Sulla strada, noi non siamo da soli. Una delle principali cause di incidente è infatti la velocità, e la velocità è sicuramente quella che può provocare più danni in caso di incidente. Questi sono i motivi per cui ci impegniamo tantissimo nel controllo della velocità, dal sistema degli autovelox al sistema dei tutor, che hanno dimezzato gli incidenti mortali nei tratti in cui sono in funzione. Pioggia, gallerie, scarsa visibilità,
Queste sono tutte situazioni in cui dobbiamo rallentare, perché il controllo della nostra macchina diventa più critico, meno sicuro. La strada non è una pista e il nostro viaggio non è una corsa. Perché accelerare quindi per arrivare qualche minuto prima? Non ne vale la pena. Buone vacanze. Noi siamo con voi. Salve, dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina. Diamo uno sguardo alle previsioni meteo marine per la giornata di oggi, lungo la fascia costiera tirrenica, compresa fra Maratea e Nicotera Marina. Sono previsti venti deboli da nord-est, con mare poco mosso ed un'altezza d'onda stimata in 38 cm. Il cielo sarà poco nuvoloso e la temperatura media e massima saranno di circa 28 gradi. Dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo è tutto. Ricordiamo che per l'emergenza in mare è necessario comporre il numero d'emergenza gratuito 1530. Vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi ricordiamo che l'ordinanza di sicurezza balneare e le altre ordinanze legate alle varie attività che si svolgono in mare possono essere consultate nel sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/vibovalentia. Vi ricordiamo infine che il numero gratuito per segnalare le emergenze in mare è il 1530. La Guardia Costiera di Vibo Valentia augura a tutti voi una piacevole estate. In primo piano sulle pagine interne di Repubblica, come abbiamo annunciato, resta il tema dell'immigrazione, l'emergenza, il piano in Germania, Francia e Spagna, la maggioranza dei profughi. Repubblica spiega che la nuova ripartizione delle quote investe i tre paesi che accoglieranno circa 70.000 richiedenti asilo, dall'Italia andranno via invece ben 40.000 migranti. Lo scenario internazionale: Hollande apre ai raid, Cameron già colpito l'ISIS, ma l'Italia si sfila, serve un progetto più ampio. Per quanto riguarda invece la Chiesa, ecco l'intervista realizzata al Cardinal Moraglia. I timori sono comprensibili se derivano da scarsa informazione, non lo sono se frutto di chiusure pregiudiziali. Il Patriarca ai Veneti: chi non accoglie non può sentirsi cristiano. Poi sono islamici, via dalla canonica, i fedeli fermano il prete pro rifugiati. L'intervista il padre di Aylan. Ecco, parla Abdullah Kurdi, che nel naufragio in Turchia ha perso la moglie e due figli. Io non ho più nulla da chiedere alla vita, ma spero che quella foto svegli i potenti. La morte dei bimbi non sia inutile, ora il mondo fermi la guerra in Siria. E ancora Ferenc, il liberal, che sfida Orbán: ospito i rifugiati, mi arresti pure. Ancora andiamo avanti, sempre ci si occupa anche ancora oggi su Repubblica del problema legato ai rifugiati e al loro impiego. Il caso, a dispetto di quello che dicono alcuni politici, l'immigrazione conviene perché chi arriva produce e paga le tasse. In Italia, per esempio, senza il contributo degli stranieri il governo sarebbe a caccia di 7 miliardi per coprire la legge di stabilità. Lavorano e fanno figli, così i migranti finanziano l'Europa. Il titolo su due pagine di Repubblica, che continua, ma servono nuovi incentivi e riforme serie, ovviamente per far sì che i migranti diventino non più un problema da risolvere, ma una opportunità anche di crescita e di sviluppo. Spazio alle riforme, le scelte dei partiti, la mano tesa di Renzi, pronta a una soluzione sui poteri del Senato, ma non si ricomincia. Vanino Chiti: l'intesa si fa solo se cambia l'articolo 2. Il Premier da Emiliano a Bersani: tanti contro di me. Il leader invece pressa il presidente del Senato Pietro Grasso: se boccia
gli emendamenti. Questo è il titolo su due pagine, poi il retroscena. L'ex segretario alla FES dell'Unità di Ravenna conferma la disponibilità. Se ci parliamo, un accordo si può trovare oggi, il vertice all'Assemblea dei Senatori. Ecco Grillo e non solo. Bestie, verme, l'insulto animale precipita la politica all'ultimo grado. Il linguaggio nella risposta di Salvini a Renzi sui migranti, un altro segno di degrado comunicativo. Le invettive erano ideologiche, poi etiche, ora sono un'offesa pura. Ed eccoli i tre leader più avvezzi ad un linguaggio che oseremmo definire con una parola che ci induce a non esagerare, abbastanza forte. Beppe Grillo, Matteo Salvini e poi Umberto Bossi con la sua tipica gestualità. Forza Italia, Rubiter, il processo all'ex premier, Berlusconi il 17 in tribunale, accusato di corruzione di testimoni, è stato convocato per le udienze sulle intercettazioni con le oggettine. Il GIP decide sulla richiesta al Parlamento per l'utilizzo delle telefonate, facoltativa la presenza dell'ex premier. Silvio da Putin, fuga di 5 giorni, annullati comizi e riunioni, ritorna in Russia dopo 2 mesi e dà forfè alla festa del giornale di famiglia. Diserterà anche la riunione dei senatori di Forza Italia sulle nomine. Si preoccupa solo del Milan. Ancora la manovra sulle le pensioni, caos, flessibilità, il Premier solo a costo zero, i sindacati protestano. Renzi, l'operazione non è ancora partita, ridarò l'IMU ai comuni, dice il Premier. Confederazioni contro lo slittamento, basta esodati, dicono i sindacati, ci vuole equità. L'ex ministro del lavoro Damiano spiega, il governo può convincere Bruxelles, la riforma si autofinanzia. Ovviamente Damiano oggi parla in veste di presidente della commissione lavoro della Camera. Il risanamento, sostiene Cesare Damiano, peccato che questo risanamento sia andato tutto sulle spalle dei pensionati. Metz, il delitto Meredith. La Cassazione stronca l'inchiesta, clamorosi errori, le motivazioni della soluzione di Amanda e Raffaele sviste su coltello e PC bruciato, ecco le prove sfumate. Le maggiori defaillance investigative sarebbero relative ai reperti e alle indagini genetiche. Il sollievo della Nox e l'amarezza dei Kercher, la giustizia italiana ha voluto scrivere la fine. Poi Bianco, lite Francia-Italia sul Monte Bianco e Chamonix vieta l'accesso al ghiacciaio. Il sindaco sfida Courmayeur, quel territorio è nostro. Ancora, sempre da Repubblica, il Vaticano, processi più veloci per le nozze nulle, Francesco cambia anche la sacra rota. Oggi la riforma, mano tesa a chi vuole risposarsi verso il superamento dei 2 gradi di giudizio. E su Repubblica c'è la storia molto lunga, articolata e raccontata con la consueta efficacia da Roberto Saviano sulla guerra di Camorra che coinvolge le nuove generazioni, la storia, l'escalation criminale, così le vecchie famiglie tra pentimenti e investimenti fuori cedono potere alle nuove leve. I nuovi viceré, qui non vince più la politica o le forze dell'ordine, ma i disarmati che offrono cultura perché un'altra vita sia possibile. Così, questo è il titolo, la paranza dei bambini, ecco i nuovi soldati della guerra di Camorra che insanguina Napoli. Se un ragazzino muore, si legge nel sommario di questo servizio, a firma di Roberto Saviano, se un ragazzino muore per strada, allora vuol dire che il fallimento è andato ben oltre le possibilità di riscatto del territorio. La speranza alimentata dal governo della città e da Roma si chiama inganno. E poi, minorenne morto, i killer volevano ammazzare proprio Gennaro, questo 17enne, che era già però un pluripregiudicato del rione Sanità. Passiamo adesso invece al Fatto Quotidiano, sempre pagine interne, le riforme, l'accordo c'è, ora Renzi prende tempo e poi c'è una nuova stella renziana che fa ingelosire la Boschi. Vediamo chi è questo personaggio in ascesa, l'ambizione immediata di sostituire Stefania Giannini al Ministero dell'Istruzione.
Si tratta di Anna Ascani, classe 1987, ed è la più giovane deputata del Partito Democratico. Si candidò nell'ottobre del 2007 alle primarie del partito in una lista a sostegno di Enrico Letta, poi sconfitto da Veltroni. Da lettiana non ha mai risparmiato critiche a Renzi fino ad una decisa conversione. Questo è il servizio realizzato dal Fatto su questa giovanissima parlamentare. Ecco l'appello di Zagrebelsky: fermiamo il suicidio assistito della nostra Costituzione, e il servizio in apertura dell'edizione odierna del Fatto Quotidiano. Poi ci mancano ancora 350.000 firme e il referendum, la corsa disperata di Civati contro il tempo, scade il 30 di settembre. E ancora il Fatto Speciale: Sala, il signor Expo, che Renzi vuole sindaco di Milano, un lunghissimo servizio che ruota su due pagine e che lancia il commissario all'Expo quale candidato primo cittadino nella città della Madonnina. Poi Merkel: dai compiti a casa all'asilo per tutti, la Germania. La cancelliera annuncia 6 miliardi di euro per i migranti, ospitarli ci renderà orgogliosi, ma avverte, cambieranno il paese. Cameron: in Gran Bretagna ben 20.000 siriani. Andiamo a concludere, accoglierli è il Vangelo, le famiglie ci aiutino. Questo è l'invito ai parroci da parte dei vertici della Chiesa. Poi Renzi resuscita Putin, presto via le sanzioni, in cerca di un ruolo, scrive il Fatto. Il premier apre la stagione di Porta a Porta parlando di politica estera, rivendicando il legame con lo zar russo sulla crisi ucraina. La situazione torna alla normalità. Ultimo titolo: i 682 miliardi che Equitalia non si fa restituire, il tesoro perduto dello Stato continua a crescere nelle tasche pubbliche. Nel 2014 è tornato solo il 50% delle invasioni accertate. Poi Camera, il Movimento 5 Stelle contro le pensioni da casta. E con questo titolo al Fatto Quotidiano si conclude la prima parte del nostro TG Mattina. Adesso linea all'ingegner Ugo Notaro per le previsioni meteo, la sigla, un breve break e poi di nuovo in studio per la seconda parte. Restate con noi. Amici, la c'è una giornata di martedì che avrà condizioni di carattere estivo ancora sul meridione d'Italia, situazione diversa sia sul nord d'Italia che sul centro, perché si risente degli effetti di quell'aria fresca che alimenta ancora una certa instabilità proveniente dal nord Europa e diretta proprio sul settore adriatico e a ridosso dell'arco alpino. A 1500 metri di altezza vediamo il meridione d'Italia colorato di viola perché risente della protezione, se vogliamo, l'anticiclone subtropicale, quello africano. Invece tutto il settore settentrionale italiano, ma anche l'alta fascia adriatica, sono in una situazione con valori termici in discesa che risentiranno di una certa variabilità nel corso della giornata. Dando uno sguardo d'insieme alla nostra penisola possiamo vedere gli annuvolamenti più marcati sia sul nord Italia che sul centro, fasi soleggiate si manifesteranno anche ampie su tutto il meridione d'Italia. Per il settentrione sarà una giornata di martedì caratterizzata da valori termici ben diversi da quelli delle giornate trascorse, con massime che non supereranno i 25-26 gradi e condizioni di variabilità che dal settore nord-occidentale tenderanno a trasferirsi nel corso della giornata sull'alto Adriatico. Centro d'Italia con annuvolamenti marcati a ridosso del settore appenninico e dell'entroterra, con dei fenomeni che potranno manifestarsi nel corso della giornata su tutta la fascia adriatica. Meridione d'Italia, in assenza di fenomeni, ancora con valori termici prossimi 30 gradi, ma con tendenza alla diminuzione. Annuvolamenti in un contesto comunque di assenza di fenomeni significativi per quanto riguarda l'altopiano silano e l'entroterra, sia catanzarese, cosentino e crotonese, in un contesto di assenza di fenomeni lungo le coste. Variabilità comunque nel corso delle ore centrali della giornata possibilità di locali fenomeni. Stesso discorso per quanto riguarda la giornata di mercoledì, che non varierà di molto
rispetto alla giornata che l'ha preceduta, ancora con fasi soleggiate anche ampie sulla fascia costiera tirrenica e sul settore ionico dal Cosentino fino al Vibonese, arrivando sull'intero territorio della provincia di Reggio, addensamenti nelle ore pomeridiane a ridosso di entroterra dell'altopiano Silano, dell'altopiano delle Sere, in un contesto comunque che non potrà escludere brevi condizioni di variabilità appunto su entroterra e settore pedemontano. A seguire non ci sono grosse variazioni, le temperature tenderanno ad attestarsi su valori inferiori ai 30 gradi in un'atmosfera che comunque manterrà i toni ancora estivi. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Bonotaro per gli amici di LACI. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.